Un caro saluto da Diego Fusaro, così leggiamo su Repubblica, rotocalco turbomondialista, voce del padronato cosmopolitico, in data 12 settembre 2023. Migranti da Berlino, stop ad accoglienza dei richiedenti asilo dall'Italia. Sospeso il meccanismo di solidarietà, inviata una lettera a Roma. La Francia blinda i confini, sbarchi record a Lampedusa. Ora, la situazione è tragica, senza essere seria. Per un verso abbiamo l'Italia, che ha un governo sedicente, patriottico e sovranista, che è quello che sta di fatto accogliendo il record di migranti in Italia negli ultimi anni. Insomma, il governo di Giorgia Meloni, che si vantava di avere nel proprio programma il blocco navale, è quello che anche più dei governi delle sinistre fucsia neoliberali sta ricevendo migranti. Pare che sia addirittura raddoppiato il numero, leggevo nei dati. E per un altro verso abbiamo i governi di un'Europa che continuamente celebra l'immigrazione di massa come occasione imperdibile di incontro multiculturale, che si blindano nelle loro terre, si blindano nei loro confini, è il caso della Francia, o addirittura è il caso della Germania, che blocca il meccanismo di solidarietà e di fatto blocca l'accoglienza dei richiedenti asilo dall'Italia. Ecco perché la situazione è tragica, senza essere seria. Dice ancora Repubblica, secondo quanto riporta Die Welt, la sospensione da parte di Berlino sarebbe una reazione al rifiuto dell'Italia di autorizzare da mesi trasferimenti secondo il regolamento di Dublino. Si tratterebbe quindi, ad esempio, di migranti giunti in Germania, ma per cui l'Italia è stato il primo paese d'arrivo. Ecco. In sostanza, l'Italia si trova ora ad accogliere continuamente migranti che non possono però essere trasferiti in Francia o in Germania. Oltretutto, questo getta un cono d'ombra anche sull'Europa come Unione Europea che celebra l'immigrazione, il superamento dei confini e delle frontiere e che poi si trova trincerata di nuovo nei confini, nelle frontiere e blocca i flussi. Insomma, l'Unione Europea è, possiamo dirlo senza tema di smentita, un progetto ampiamente fallito.